Wahey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in questo nuovo video reclutamenti per Inazuma Eleven Go Galaxy. Nel titolo ho scritto recluto capitani, ovviamente non potevo scrivere tutti quanti i capitani che andavo a reclutare perché altrimenti non bastavano i caratteri che il titolo mi impone. C'è solo un piccolo problema, il video in questione sarebbe troppo lungo da poter trattare appunto in una sola volta, quindi andrò un pochino più spedito questa volta, molto più veloce del normale. Infatti per poter reclutare questi capitani bisognerà prima reclutare 10 personaggi, 10 altri giocatori da quella stessa community. Questa community si trova nel passato, vicino alla torre di Inazuma City. Prima vi mostrerò i 10 giocatori che ho reclutato e poi andremo a reclutare anche gli altri capitani. Iniziamo allora con Artemis della Zeus. Per lui abbiamo bisogno dei 3 coni colorati che si prendono agli appartamenti Windsor in soffitta. Poi Delfino Acrobatico, che è una statua che si trova all'interno del centro commerciale di Odaiba nella Mermaid Hall. Sempre al centro commerciale di Odaiba dobbiamo scattare la fotografia all'insegna che si trova fuori. Poi allo stadio di Odaiba andiamo negli spogliatoi e facciamo la foto ai 3 palloni da calcio colorati. Tocca quindi a Carrie Bootgater. Avremo bisogno di Pupazzo di Neve Finale, che si prende dal team Outer Sky nel percorso di Steve Grimm. Per accedere a questa squadra bisogna prima battere tutte quante le altre squadre che si trovano in alto a destra. Così prenderemo il biglietto per poter affrontare tutte quante le squadre di sinistra. E infatti sul percorso di sinistra si trovano appunto Outer Sky. Batteteli finché non vi danno Pupazzo di Neve Finale. Il secondo oggetto che ci serve si prende dalle Good Girls che si trovano qui al parcheggio della Raymond. Loro ci rilasceranno l'oggetto Sciarpa Calda. Batteteli finché non ve lo danno. Poi abbiamo bisogno dell'Hula Hoop, che si prende nel Galaxy Express. Dovete entrare nella quarta carrozza dove ci sono appunto le cuccette dei vari giocatori. Scattate la foto. Abbiamo poi bisogno dell'argomento Fuori Porta. Si prende da questo ragazzino vicino al Budokan della Raymond. Il prossimo personaggio è Eldrian Speed. Per lui avremo bisogno della macchinina radiocomandata supersonica, che si prende dagli Edgeworks che si trovano alla torre Inazuma. Poi abbiamo bisogno di 2 foto, Vento e Fulmini, che si prendono tutte e due qui in questo piccolo shop che si trova al centro commerciale di Odaiba. Poi l'argomento animale preferito, che si prende da questa bambina che sta giocando al parchetto davanti agli appartamenti Windsor. Il prossimo personaggio è Dora Delight. Per lei avremo bisogno di 4 argomenti, rispettivamente Spiaggia Bellissima, che si trova da questo ragazzino nel distretto dello shopping, dietro il distretto dello shopping. Poi Vacanza Tropicale, che si prende da questo signore, qui sul ponte dove c'è appunto la vista sul mare a Odaiba. Poi, vicino allo shop dove abbiamo già preso le foto del Vento e del Fulmine, si parla con questo ragazzo e ci darà Collezione Orgogliosa. Poi anche per lei avremo bisogno dell'argomento Fuori Porta, che si prende appunto sempre da quel ragazzino vicino al Budokan della Raymond. Tocca a Sue Sparrow. Per Sue Sparrow avremo bisogno del Pinguino Imperatore numero 1, un peluche del Pinguino Imperatore. Si prende dai Muscles che si trovano alla torre di Inazuma. Poi avremo bisogno di 3 foto. La prima foto è Coppa Dorata, che si prende al terzo piano dell'edificio principale della Raymond, qui dal direttore. Avremo poi bisogno della foto Equipaggiamento per allenarsi, che si prende nella stanza 203 agli appartamenti Windsor, e anche per lei 3 coni colorati che si prendono sempre agli appartamenti Windsor, ma in soffitta. Tocca a questo punto ad Ares della Zeus. Per lui avremo bisogno di Pupazzo di Neve, che si prende appunto dagli Outer Sky, Sciarpa Calda, che si prende dalle Good Girls, foto dell'equipaggiamento per allenarsi, che si prende nella stanza 203 degli appartamenti Windsor, e l'argomento Vuoto da colmare, che si prende da questa ragazzina che si trova davanti allo stadio della Raymond, dove appunto si allenano i ragazzi. Tocca quindi ad Apollo, sempre della Zeus.
Per lui avremo bisogno di due requisiti già visti, ovvero Coppa d'Oro, che si trova al terzo piano dell'edificio principale della Raymond, nell'ufficio del direttore, Vuoto da colmare che si prende dalla ragazzina che abbiamo visto di fronte a dove si allena la Raymond, Massimo Impegno che si ottiene da questa signorina nella casa di Riccardo. E poi l'argomento impareggiabilità che si prende da questa ragazzina al centro commerciale di Odaiba. Tocca quindi a Hephaestus, anche lui della Zeus. Dobbiamo prendere guerrieri di epoche passate che si trovano nel secondo carrello dove ci sono le cuccette del Galaxy Express. Eccolo qui, è questo poster. Per lui avremo bisogno sempre di due argomenti già presi, uno a casa di Riccardo che è appunto Impegno e l'argomento impareggiabile che si prende dalla ragazzina al centro commerciale di Odaiba. Poi per lui avremo bisogno di un argomento che si chiama narcisismo, che si prende da queste ragazzine ai parcheggi della Raymond. Tocca quindi ad Angelo, giocatore dell'Italia. Per lui avremo bisogno di stamina perfetta, che si prende dai Bad Enders al centro commerciale di Odaiba. Poi avremo bisogno della foto della Coppa Dorata, che si prende al terzo piano dell'edificio principale della Raymond, dell'ufficio del direttore. Poi avremo bisogno di foto della statua delle dee del calcio, che si prende appena si esce dalla stazione di Inazuma. Avremo bisogno poi dell'argomento idol popolare, che si prende da questo ragazzo al secondo piano dell'edificio principale della Raymond. Tocca quindi a Bilal Khalil. Per lui avremo bisogno di stamina perfetta, che si prende dai Bad Enders al centro commerciale di Odaiba, film in arrivo, che si prende da questo ragazzo nella sala giochi di Inazuma City. Poi Fantasma Terribile, è un argomento che si prende parlando con questa infermiera al primo piano dell'ospedale di Inazuma City. Poi Animale Preferito, che abbiamo già visto, si prende da questa ragazzina che sta giocando al parco davanti agli appartamenti Windsor. Tocca quindi a Gazelle o Bryce Whitingale se preferite. Per lui avremo bisogno di Pupazzo di Neve Finale, che si prende appunto dagli Outer Sky nel percorso di Steve Grimm, Sciarpa Calda, che si prende dalle Good Girls nel parcheggio della Raymond, la foto della statua del vento che si prende nel piccolo negozio che si trova a Odaiba nel centro commerciale e Caramella Ghiacciata, è un argomento che si ottiene parlando con questa persona qui nel distretto dello shopping. Passiamo quindi a Torch, o Claude Beacons se preferite. Per lui avremo bisogno di due oggetti e due argomenti. I due oggetti sono pesi invincibili che si prendono dal Dipartimento di Arti Marziali, che è un team che si trova qui, fuori dal Budokan della Raymond, cuffie roccheggianti che si prendono dal team musicisti che si trovano a Odaiba, qui nel Soccer Garden. Poi Vacanza Tropicale che si prende da quest'uomo sul ponte di Odaiba e poi Persone Potenti che si prende da questo ragazzo dentro la palestra della Raymond. Tocca ora ad Edgar Partinus, capo squadra dell'Inghilterra. Per lui avremo bisogno di stamina perfetta che si prende dai Bad Enders al centro commerciale di Odaiba, chitarra classica che si prende nella stanza 206 degli appartamenti Windsor, pianoforte di lusso che si prende nella casa di Riccardo Di Rigo in camera sua e celebrità minore che si prende da questa signorina alla sala giochi di Inazuma City. Passiamo ad Hector Helio. Per lui avremo bisogno di una foto e tre argomenti. La prima foto è vista dalla Torre Inazuma, che si prende appunto salendo in cima alla Torre Inazuma. Vacanza all'estero, che si prende da una di queste due ragazzine, non ricordo quale di preciso, sempre sul ponte di Odaiba. Poi bellissima spiaggia che si prende appunto dal ragazzino che si trova dietro al distretto dello shopping e vacanza tropicale che si prende dall'uomo che sta sul ponte a Odaiba. Tocca Macro Bingo! Per Macro Bingo avremo bisogno di stamina perfetta che si prende dai Bad Enders nel centro commerciale di Odaiba, Macina Caffè che si prende dai Summer Toasters che si trovano vicino al distretto dello shopping di Inazuma City. Poi la foto di Sbarra per il salto in alto, che si prende fuori dalla palestra della Raymond, e celebrità minore
che si prende appunto dalla ragazzina che si trova nella sala giochi di Inazuma City. Tocca ad Afrodi, capitano della Zeus. Per lui avremo bisogno di cetrioline originali di Kidokawa che si prendono dai Goggle Divers nel percorso di sinistra della route di Maddie. Per aprire il percorso di sinistra bisogna prima abbattere tutte quante le squadre del percorso in alto. Una volta abbattuta l'ultima avrete il pass per aprire il percorso di sinistra. Estratto miracoloso che si prende dai Linkage Friends nella Lost Galaxy, eccoli qui. Tre palloni da calcio colorati che si prendono negli spogliatoi dello stadio di Odaiba e Narcisista che si prende al parcheggio della Raimon. Tocca quindi a Mark Kruger. Per Mark Kruger avremo bisogno di Stamina Perfetta che si prende dai Bad Enders al centro commerciale di Odaiba, Chitarra Classica che si prende nella stanza 206 degli appartamenti Windsor, tre coni colorati che si prendono in soffitta degli appartamenti Windsor e Rock Band che è un argomento che si prende da questo ragazzo al secondo piano della scuola Raimon. Tocca quindi a Paolo Bianchi. Per Paolo Bianchi avremo bisogno di telescopio astronomico romantico che si prende dal team artisti che si trovano nel percorso di sinistra della route di Maddie. Per aprire la route di sinistra bisogna prima battere tutte quante le squadre in alto. Una volta battute la squadra finale del percorso in alto avrete il pass per aprire il percorso di sinistra. Poi avremo bisogno di macchinina radiocomandata supersonica che si prende dagli Edgeworks che si trovano alla torre Inazuma. Frigorifero vecchio che si prende a piano terra degli appartamenti Windsor. E il Topic Universo Lontano che si prende da questo ragazzo seduto in biblioteca nel secondo edificio della Raimon. Tocca ora all'ultimo personaggio, ovvero Dave Quagmire. Per Dave Quagmire avremo bisogno di Coppa Sacra che si prende dai Face Painters nella route di Maddie di destra. Per aprire il percorso di destra della route di Maddie bisogna battere tutte quante le squadre del percorso di sinistra, che vi ricordo il percorso di sinistra si può aprire solo una volta battute tutte quante le squadre del percorso in alto. Poi avremo bisogno della foto della statua delle dee del calcio che si prende appena si esce dalla stazione di Inazuma City, la foto di tre palloni da calcio colorati che si prendono negli spogliatoi dello stadio di Odaiba e per finire l'argomento persone potenti che si prende dentro la palestra della Raimon da questo ragazzo. E con questo si concludono tutti i capitani delle squadre partecipanti al Football Frontier che abbiamo affrontato. Ovviamente Football Frontier International. È anche vero che però ho omesso il capitano del team di Zulan Rice, che però riprenderò in un altro reclutamento. Per questo video Kuge è tutto, io l'ho detto che andavo un pochino veloce proprio perché i tempi sono quello che sono, verrebbe un video troppo lungo, però se non avete capito qualcosa vi prego di riguardare il video perché spiego tutto passo passo cosa bisogna fare. Ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo inoltre che in descrizione c'è sempre il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!